Benvenuti, una nuova puntata di City Report. Siamo al giorno di San Valentino, il 14 febbraio. Facciamo un augurio a tutti gli innamorati, anche quelli che sono soli ma troveranno la loro felicità lungo la strada. Siamo qui con due ospiti molto importanti, conoscitori del territorio in maniera reale e concreta, non solo a parole. Parto dalla mia destra, Francesco Rocca, consigliere del Municipio 4. Buonasera. Giustamente c'è le tue deleghe, dille, perché la gente le vuole sentire. Sì, io ho la presidenza della Commissione Sicurezza Verde con deleghe all'agricoltura, ai parchi e alla coesione sociale. E poi capirete perché gli ho detto di dire questa cosa. E Aurelio Miranda, voce di periferia. Buonasera a tutti. Anche lui conoscitore non per la causa del municipio in quanto non eletto, ma come cittadino veramente impegnato sul territorio. Oggi ci troviamo appunto nel Municipio 4, nel filmato che vedrete. E ho deciso proprio come scelta di farvi vedere anche qualcosa tra virgolette di positivo. Noi circa un anno fa eravamo stati sempre in Piazza Ferrara, parliamo di Piazza Ferrara e via Mincio, perché era stato incendiato dai centri sociali un albero di Natale. Avevamo fatto delle riprese lì e abbiamo visitato questi due luoghi, uno dell'Aler, uno studentato, e a fianco una costruzione mai terminata di un privato che però era in carico al comune. Siamo ritornati questa volta e vi facciamo vedere che cosa è successo quando le messe in sicurezza, la vigilanza eccetera vengono fatte con criterio. Possiamo agevolare il servizio, grazie. City Report, una nuova puntata, vi portiamo a vedere le situazioni che avevamo già visto e che qualcuno ci diceva che vedeva dei passaggi, delle persone, pensava che ci fosse del pericolo. Ecco, vi posso dire che oggi siamo in via Sile 8, Municipio 4, c'è la vigilanza, siamo venuti dentro a vedere che cosa era successo nel mentre e vi posso dire che la situazione è sotto controllo. Tutto sembra andare bene, addirittura tra questa proprietà e quella dell'Aler dall'altra parte è stato messo anche questo cartonato gesso e poi vedrete le altre immagini di Paolo Rusconi, ci sono stati fatti i cancelli. Ecco, queste sono delle messe in sicurezza che ci piacciono e ve le volevamo far vedere perché Milano non è solo il degrado, il trash, ma quando si vuole si riesce a risolvere i problemi, si riesce a far vivere questa città come dovrebbe essere dappertutto. Altre immagini che vi facciamo vedere di quando c'erano questi devastatori, avevano spaccato tutte le porte, avevano trovato stanze e bivacchi. Vi facciamo vedere anche che il luogo, chiaramente nel Municipio 4, non è in periferia, non è in una campagna desolata, era tutto circondato ed è tutto circondato da case di persone che soffrivano la pericolosità, il degrado, gli odori, l'olezzi e la presenza di questi personaggi criminali e abusivi. Siamo contenti che adesso non sia più così. E con grande felicità, cari amici, vi comunico che mettere a posto Milano si può, basta averne la volontà, disporre dei fondi e usare la testa per le messe in sicurezza. Questo ne è un esempio. Qui prima c'erano due palazzi, questo dove siamo adesso di via Sile 8 privato, quello di là che era dell'Aler, la famosa stella universitario. Dopo le nostre visite degli scorsi mesi è stato finalmente messo in sicurezza e devo dire che è una bella impressione, nonostante sia ancora allo stato grezzo, non è stato costruito niente, i cittadini della zona da queste strutture non hanno più problemi, poi ne hanno per altre strutture che vi faremo vedere le settimane prossime, però perlomeno questa zona è stata sistemata, noi ne siamo felici e Paolo Rusconi sta riprendendo appunto, vi farà vedere la differenza tra il prima e il dopo, quello che c'era prima e quello che vedrete adesso, che sicuramente non è un'opera fruibile, eccetera, ma perlomeno non crea degrado, criminalità e tutte quelle brutte cose che avevamo visto l'ultima volta nel nostro servizio.
siamo saliti anche sulla struttura, ringraziamo la vigilanza di averci concesso questo privilegio, non vi diciamo quale è, ma è sicuramente una di quelle che fa bene il suo lavoro. Vediamo tutto intorno ancora le impronte che avevano lasciato questi signori, i mattoni che usavano per sedersi e le loro camere che sono state svuotate. Certo, non è stata fatta una pulizia di fino, rimangono segni di feci, qualche piccola cosa, una scarpa, eccetera. Però se voi vedete le immagini di come stava messo questo palazzo gli scorsi anni, sicuramente vi stupirete. Direte, sembra quasi impossibile nella Milano di Sala, che è premiata da Sole 24 Ore, però ha delle situazioni in periferia e anche in centro di un certo tipo. Vedi, sono rimaste, Paolo, le sigarette ancora, la parete che avevano buttato giù per farsi le stanze qui dentro, quelle più riparate, quelle più calde. E adesso tutto questo è vuoto. Che viviamo queste situazioni sulla pelle, che ci confrontiamo, ci vediamo con queste persone in queste situazioni di pericolo, il vedere il tutto messo bene, in sicurezza, controllato, guardate che belle pareti che sono state create tra una struttura e l'altra, la struttura in faccia è quella che avevamo visto forse Natale scorso, un po' dopo Natale scorso, con Max Bastoni, anche quella messa in sicurezza, poi vedrete le immagini. Ma per un riscontro ancora più ampio, andiamo a vedere le ultime stanze di questo piano, che erano le più frequentate, le più occupate, anche per comodità. C'erano meno scale da fare, meno strada per uscire e rendevano anche il posto più panoramico, nel senso che riuscivano a vedere quello che accadeva. I graffitari chiaramente sono passati. Come vedete le scritte fuck police ci fanno capire che prima qui era un posto veramente di illegalità, di degrado morale contro lo Stato, contro le forze dell'ordine. Questa è un'altra stanza, questa ci aveva creato molti problemi l'ultima volta, come potete vedere quello che è rimasto è due calze, una lattina di birra, un paio di scarpe, insomma, vi riprende tutto Paolo e vi fa vedere. Vieni, vieni Paolo, vieni. Qui ci sono ancora i segni dell'occupazione massima, eh? Vieni. E come vi dicevo, cioè, guardate le scarpe, le panchine, i guanti che utilizzavano per le sostanze eccetera, ancora i panni, ma addirittura qui è rimasta ancora, guardate Paolo, se vieni qui è meglio, perché i nostri amici capiscono meglio cosa stava succedendo se non si ricordano quello che accadeva. Tavolino, bibite, bevande, e alle tue spalle trovi ancora le sedie, il giaciglio di legno dove appoggiavano i piumoni per mettersi a dormire quando vendevano la droga, quando aspettavano che arrivassero i minutisti, quelli che vendono al dettaglio, perché questi qui non erano dettaglianti tutti. Insomma, veramente una grande sorpresa. Sono contento di farvela vedere per dirvi anche che Milano può essere anche qualcos'altro e noi lavoriamo soprattutto perché sia qualcos'altro. Perché personalmente a me e tutti quelli che sono con me, Paolo Rusconi, Daniele, Orso, Aurelio e tutti gli altri, vorremmo vivere una situazione civile, sicura, dove nessuno è costretto a vivere in questa maniera e soprattutto dove il malaffare non abbia dei regni, delle cattedrali come questa che vi sta facendo vedere adesso Paolo. Però non lo è più.
continuiamo la nostra esplorazione, vediamo cosa c'è qui. Questo è il pian terreno, era il posto, diciamo, di controllo della struttura per non accedere ai piani superiori. Vediamo delle sedie, una bicicletta che sicuramente non è una bicicletta regolare, se no il proprietario l'avrebbe portata via, invece l'ha abbandonata qui. E qui troviamo questo sacchetto della Ecom. Cosa c'è dentro qui? Una pentola e dei piatti fondi e piani. Questo a dimostrazione che precedentemente qui si bivaccava e si bivaccava in maniera stabile. Tra l'altro troviamo anche il sale marino, quindi i signori erano anche dei buongustai. La pasta, quando la scaldavano nelle loro carriole col fuoco fatto coi legni, molto pericoloso, o con le bombole di gas, salavano la pasta. Troviamo anche una maglietta. Altri piatti ancora, Paolo, guarda. E questo è tè. Ce n'è ancora, fra l'altro, dentro, guardate. Un'altra brocca si vede per fare il tè, perché comunque la sera fa freddo, anche se qui è coperto. Proseguiamo. Una delle bottiglie. Delle sedie. Altre sedie di chi stazionava qui, che si faceva il tè, eccetera. E in questa posizione, questa è via Sile 8, vi ricordo, però in questo angolo qui è l'angolo di via Oglio, dove c'è anche il municipio 4, quindi il municipio della zona. Direi che stavolta sono felice insieme a tutti gli altri ragazzi, perché vediamo un qualcosa che abbiamo fatto che è andato in porto, cioè adesso i cittadini sono più sicuri, hanno quest'area che è in riqualificazione, non si sa quanto tempo ci vorrà, però comunque non vi sono più i predoni, i ladri, gli spacciatori, le persone pericolose, e quindi lavoriamo anche meno e siamo felici. Andiamo avanti, City Report. Siamo sempre nel municipio 4, state vedendo quel luogo dove eravamo stati con Max Bastoni prima di Natale, quando era stato incendiato l'albero con la rosa, eccetera, che era qui, che diceva che il problema era Aler. Che i problemi non ci sono più né da una parte né dall'altra, perché è stata fatta una messa in sicurezza sicuramente intelligente. Adesso aspettiamo che i lavori vengano completati e che queste situazioni vengano comunque in opera, vengano date ai cittadini o a chi ne ha diritto, per portare avanti comunque questa zona che ha già tanti problemi ed è inutile aggiungerne degli altri. In questo momento diciamo che siamo sicuri. Ed ecco qua un bigliettino, come dall'altra parte, senza fare pubblicità, e anche un corpo militare dell'esercito col basco Bordeaux controlla questi spazi. Questi spazi adesso sono in sicurezza. Avanti così, questa è la Milano che vogliamo. Vi ringraziamo delle immagini di Paolo Rusconi e di tutti i ragazzi che sono con noi in una situazione, in un contesto veramente duro come quello di Piazza Ferrara, dove poi vedrete degli sprazzi di immagini, insomma, lo spaccio e il territorio si sa e si vede in mano a chi è. Vi salutiamo. Alla prossima, Tullio Trapasso, City Report.
Quando le emozioni si fondono con la passione, nascono grandi progetti. Fassina da oltre 20 anni è il punto di riferimento nel settore delle automobili, con ben 15 marchi di auto nuove, officine e magazzini di cambi moderni ed efficienti, la più ampia disponibilità di vetture aziendali, chilometri zero e usate. Ciao Tony, yeah, arriva con una macchina! Tony Fassina, grandi emozioni per grandi clienti. Benvenuti da Pianeta Casa, dove arredare è tutto un altro mondo. Da noi troverete una grande scelta di mobili di qualità. Cucine, divani, camere, camerette, salotti e bagni. Tutto per arredare la vostra casa da sogno. Grande attenzione nella progettazione e nel rilievo misure. Il nostro servizio accurato per la consegna e il montaggio effettuato da professionisti. La grande qualità Pianeta Casa è anche nel prezzo sempre sbalorditivo, con pagamenti rateali e personalizzati. Realizza il tuo sogno, oggi puoi, con Pianeta Casa, e arreda il tuo spazio senza sorprese. Ci trovate a San Giuliano Milanese, uscita tangenziale est. Telefono 02 98 28 09 28 e sul web pianetacasasrl.it. Esiste una sola Volvo per tutte le passioni? No, per questo abbiamo creato la gamma XC. Nuova gamma Volvo XC, progettata per te. Benvenuti in questo nuovo punto vendita Mondoflex. Siamo nel negozio di Monza. Vogliamo iniziare bene questo nuovo anno con i saldi invernali 2019. Entrate nei nostri negozi, seguite il bollino rosso, sicuramente troverete l'affare che state cercando. Reti e materassi di nostra produzione scontati del 30, 40, 50% e tantissimi articoli di fine serie o da campionatura con un ulteriore sconto del 20%. Ma non solo, divani letto certificati dall'Istituto Italiano di qualità scontati del 20%, poltrone con meccanica italiana certificata detraibili dalla spesa sanitaria scontate del 30%. I saldi Mondoflex sono anche piumini d'oca leggeri, traspiranti, anallergici scontati del 20%. Seguite il bollino rosso, i saldi Mondoflex vi aspettano. Ed eccoci rientrati, cari amici e amiche, avete visto questo filmato. Come chiaramente penso abbiate capito, il pallino rosso indicava la precedente visita che abbiamo fatto e quello odierna, diciamo quella dove la struttura è in sicurezza, purtroppo solo quel pezzo, ma poi vi racconteremo meglio prossimamente. Volevo chiederti, Francesco, hai visto anche tu il filmato, raccontaci un po' la situazione dello studentato di questo hotel futuro che verrà o che doveva venire fuori. Sì, lì ci troviamo nella macro area Corvetto, quindi zona Milano Sud, in municipio 4, il mio municipio, e nello specifico siamo al quartiere Mazzini, quartiere di case popolari gestite dall'ALER, e di fianco al quartiere di case popolari abbiamo due cattedrali nel deserto, anche se deserto non si tratta perché è un quartiere molto popolato, dove da una parte, affacciato a Piazzale Ferrara e via Mincio, c'è quello che doveva essere uno studentato. Dietro invece, via Polesine, via Sile, abbiamo sempre una cattedrale nel deserto, uno scheletro di un palazzo che doveva essere un hotel. Ora, ad oggi, questi due edifici, questi due scheletri di edificio sono stati insomma messi in sicurezza. Dobbiamo dire anche, c'è da dirlo, grazie alla continua pressione del municipio, dei residenti, perché di fronte ai propri palazzi continuiamo a vedere situazioni proprio di spaccio, di bivacco, perché all'interno di questi edifici c'erano proprio gruppi ben organizzati che dormivano e facevano il loro business. Scusa se ti interrompo, devo dire una cosa: noi siamo ritornati in questo posto dopo un anno e mezzo che eravamo stati lì a segnalare la cosa, proprio perché c'era stato detto, nonostante le rassicurazioni dell'allora assessore Carmela Rozza,
e dalla parte Aller c'era stato detto che sarebbero stati messi in sicurezza. Continuavano a segnalarci appunto delle occupazioni delle persone che entravano in queste proprietà. Abbiamo pensato di ritornare un'altra volta a vedere se i politici questa volta o gli amministratori avessero mantenuto la parola. Di primo acchito, come vedrete nell'immagine, abbiamo trovato il cancello fatto in cartongesso lì su Ughero, spalancato così, quindi credevamo veramente che ci fosse dentro qualcuno. Invece poi abbiamo parlato, siamo anche entrati, come avete visto dalle immagini, e c'è il servizio di vigilanza di un famoso gruppo che ha il nome di un gruppo dell'esercito. Purtroppo questa situazione di sicurezza da quella parte, quindi Francesco parliamo della parte dell'hotel, terminerà perché è a termine, credo rimangano 6 mesi eccetera. Mi auguro che non succeda come in altre occasioni che abbiamo visto anche oggi con Francesco, che vi faremo vedere, che il servizio di vigilanza smetta e poi ricominci tutto da capo, quindi la sofferenza dei cittadini, la cattedrale del deserto, la criminalità, eccetera. Comunque ti ripasso la palla per dirti, ma qui si sa qualcosa, per esempio, solo per la parte, diciamo, pubblica, quindi sullo studentato, che tempistica ha sto studentato? Allora, le tempistiche non ci sono ancora, non è ancora ben chiaro, anche perché sono parecchi i soldi che devono essere utilizzati per realizzarlo, perché stato dei lavori lì siamo al 30%. Una cosa importante è stata fatta, quello di averlo messo in sicurezza, aver murato tutte le entrate. Infatti adesso bivacchi e occupazioni lì in quella parte di Piazzale Ferrara non ne abbiamo. Per quanto riguarda invece quello che doveva essere un hotel, c'è appunto la guardia giurata, c'è un vigilantes e ci auguriamo che il contratto, l'appalto con la società venga comunque, insomma, deve andare avanti, anche perché tutti gli sforzi fatti fino ad oggi non devono, insomma, non devono buttarli nel cestino. Ecco Francesco, una domanda che mi è stata fatta in questi giorni. Mi state detto dei cittadini, ci hai fatto sapere adesso finalmente che non c'è nessuno all'interno, anche perché i cittadini li ho visti proprio anche quel giorno, quelli che segnalavano, dice c'è la guardia, ma la guardia sappiamo che terminerà il suo servizio. Come municipio voi potete fare qualcosa per controllare che il palazzo poi non scada il contratto e ritorni tutto come prima? Ovviamente con i municipi, faccio una premessa, i municipi purtroppo non hanno competenze in merito alla sicurezza, però una cosa è certa, noi possiamo fare da megafono ai un post-it cittadini. Alla Scavuzzo, non glielo vuoi scrivere? Quello sicuramente, noi possiamo appunto essere il megafono dei cittadini, il megafono dei residenti e, ripeto, utilizzo questo termine forte, bisogna pressare il Comune di Milano in questo caso per continuare con la lotta al degrado e all'insicurezza come è successa in questo caso in Via Sile. Beh, diciamo che la questione del quartiere di case popolari rende ancora più ridicola l'iniziativa di MM Casa delle serenate in Via Fiamma nel Municipio 4, fatte da Radio Popolare e Company. Questa è una nota di colore, non vi chiedo commento, ma chi ci ascolta sa di che cosa sto parlando. Aurelio, con te ci ritroviamo sempre a parlare di quello che i comitati propongono e quello che i politici non fanno, purtroppo. Adesso questa è un'altra situazione oggettivamente che è positiva, ma è positiva al 50%. Una perché è positiva a tempo, uno perché dall'altra parte è come un altro mondo, tutti quelli che stavano qui si sono trasferiti da un'altra parte. Esatto. Allora, secondo te una soluzione da dare, a parte rimuovere il sindaco e l'assessore, che mi sembra che ormai sia chiaro e lo dico sempre sotto mia responsabilità, ma è possibile che non si riesca a portare avanti la sicurezza che si è creata in questo angolo anche nell'altra parte della piazza? Vedi Tullio, il problema della sicurezza a Milano è un problema prettamente politico. E la dimostrazione è il posto che ci hai fatto vedere tu oggi. Lì dove si è voluto politicamente si è potuto mettere in sicurezza uno stabile, anche se al 50%, perché comunque sono dei contratti a termine, perché comunque non è stato utilizzato per altri scopi, ma è comunque uno stabile così buttato lì. Se diciamo che sono ignote le destinazioni ancora oggi. Esatto. Quindi volendo politicamente si può e si dovrebbe fare. Il problema è che dovremmo affidarci nelle mani dell'assessore Scavuzzo, del sindaco Sala in persona, perché ricordiamoci che sì, è vero, l'assessore Scavuzzo, ma è una delegata del sindaco Sala. Quindi la responsabilità primaria è del primo cittadino di Milano, che quando si candidò come primo cittadino
la prima cosa che disse era: io sono ossessionato dalle periferie milanesi. Ad oggi sono le periferie milanesi che sono ossessionate da questo sindaco, che dovrebbe avere il coraggio a questo punto di non di essere cacciato, attenzione, ma di dimettersi lui. Perché io sono di questo pensiero: se mi propongo per risolvere determinate situazioni e dopo più di 2 anni e mezzo oramai mi rendo conto di non essere in grado di risolvere queste situazioni, per onestà personale devo purtroppo prendere atto della situazione e dire: forse non è più il mio angolo questo, devo dare possibilità a qualcun altro di migliorare la situazione. Certo. Anche se si è smentito con l'aver sistemato questo stabile che hai fatto appena vedere. Beh, quindi la vuol situazione dire che era ingestibile, ma però aggiungerei una cosa: il sindaco, abbiamo invitato il PD, un po' di persone facenti funzioni, insomma, nella mi farebbe comunità, piacere vederne qualcuno, eccetera, qua, sì. Ma quello penso che non li vedremo spesso, sì. Non li vediamo da molto, anzi mai visti. Comunque, tutte quelle scritte rosse che costeggiano appunto le case popolari e che non sono sicuramente messaggi di pace, amor proprio e bandiera tricolore, e neanche di bandiera arcobaleno, visto quello che dicono contro l'Italia, contro le forze dell'ordine. Contro le nostre forze dell'ordine. Esatto. Non è che per caso il sindaco, la butto qui, questa è una domanda politica che non dovrei fare ma ve la faccio, non è che sia un po' ostaggio di questi gruppi che l'hanno votato e che l'hanno contestato quando cercava di fare qualcosa fuori dagli schemi? Mi ricordo in Giambellino quando è venuto a fare una passeggiata, anche lì centri sociali, occupazioni, eccetera. Posso farti una domanda? Dimmi. Sei a conoscenza di una mozione, se non sbaglio, fatta da Forza Italia al Comune di Milano per lo sgombero di un centro sociale? Ultimamente? Anche più di uno. Bocciata dalla maggioranza. Sì, questo è un atto, direi, oggettivo. Penso che risponda a tutto. Va bene, questo ci fa piacere, insomma, sapere che nonostante le ingerenze dell'Europa abbiamo anche ingerenze più nostrane dei compagnucci qui di quartiere. Esatto. Ti faccio un'altra domanda a te, Francesco. Questa situazione appunto delle scritte che si fanno in giro servono secondo te per rimarcare il possesso del territorio da parte di questa gente? Servono per intimidire le forze dell'ordine e chi deve agire nel territorio? O servono solamente per far vedere che esistono? Cioè, io ho pensato a queste tre qui. Ma secondo me servono per marcare il territorio. Lì c'è un nucleo di, ma neanche anarchici, perché io non li definisco anarchici, coloro che scrivono queste cose di notte sui muri, si tratta di sfigati. Sì, gente che Bakunin veramente manderebbe a quel paese. Anarcoidi, perché appunto agiscono di notte. Hanno sicuramente qualche alloggio occupato nel quartiere Mazzini, però la cosa veramente che fa pensare è che di fronte a croci celtiche, piuttosto che scritte inneggianti al Duce, la giunta proprio si piomba e va la giunta stessa a pulire il muro. Di fronte a queste scritte, che sono ben più violente, ben più sorversive, c'è il silenzio assoluto da parte della giunta. E devo dire che oggi, nei vari nostri pellegrinaggi tra queste cattedrali, perché voi sapete che siamo sempre in attività con questi signori che amano la città, che vedete a fianco a me, ad altri che adesso non sono qua o a cui non piace stare davanti alle telecamere, abbiamo rinvenuto diversi manifesti, e non tutti con le stessi proclami, eccetera, fissi su tutti i muri della zona di Piazza Ferrara, del mercato comune di Piazza Ferrara. Ti risulta che qualcuno sia venuto della giunta a strapparle? Assolutamente no. La cosa che fa pensare appunto è la violenza presente che si percepisce in questi messaggi, addirittura oltre alle forze dell'ordine classiche, addirittura abbiamo letto rido proprio per non arrabbiarmi ulteriormente, abbiamo letto anche scritte di insulti alle guardie ecologiche volontarie, che appunto sono volontarie e dedicano il proprio tempo per la collettività
e la città al servizio appunto del ma si vede che non portano quella cultura boldrinesca del migrante nella zona. Comunque un'altra situazione che aggiungo, visto che oggi dovrebbe essere una puntata abbastanza buona incentrata sui buoni propositi, ma purtroppo finiamo sempre lì, mi risulta che oggi invece qualcuno di un municipio e del comune sono andati a strappare manifesti di un partito politico che si presenta alle elezioni e che firma con il suo titolo, col suo nome, insomma, riconoscibile, non stampa clandestina come oggi. Vuol dire che avevano tempo, avevano molto tempo, oppure hanno, diciamo, il paraocchi di fronte ai problemi che ha questo municipio, ma diciamolo anche, il municipio 8 di Milano, con tutti i problemi che ha questo municipio, parte della giunta è andata a strappare, a rimuovere dei manifesti di un partito politico. Casa Pound, lo dico che io. Che si candida comunque alle elezioni, quindi si riconosce nella Costituzione candidandosi. Quindi tendenzialmente la stampa clandestina non la strappa nessuno, che è anche reato, dovrebbe essere ancora reato, comunque esatto. È sanzionabile, mentre un partito politico tranquillamente un amministratore pubblico va e strappa. E viva la libertà e viva la democrazia di questa gentaglia sinistra. Ritorniamo tra poco, pubblicità. Si fondono con la passione, nascono grandi progetti. Fassina da oltre 20 anni è il punto di riferimento nel settore delle automobili, con ben 15 marchi di auto nuove, officine e magazzini di cambi moderni ed efficienti, la più ampia disponibilità di vetture aziendali, chilometri zero e usate. Ciao Tony, arriva con una macchina! Tony Fassina, grandi emozioni per grandi clienti. Sconti fino al 70% e ritiro dell'usato. Questi sono i grandi affari da Boutique dell'Arte. Boutique dell'Arte è lieta di rispondere anche telefonicamente a tutti coloro che desiderano conoscere il valore di vecchie pellicce, montoni e capi in pelle. Da Boutique dell'Arte il cambio pelliccia è facile. Telefonate per conoscere le modalità. Hero è l'innovativo materasso Memory Made in Italy, realizzato in schiume di poliuretano con 4 strati a portanza differenziata per garantire il miglior benessere al tuo sonno. Hero è completamente sfoderabile e lavabile in lavatrice. Hero lo compri solo online e te lo portiamo direttamente a casa. Dormici sopra 4 mesi. Se ci ripensi, ti rimborsiamo. Esiste una sola Volvo per tutte le passioni. No, per questo abbiamo creato la gamma XC. Nuova gamma Volvo XC, progettata per te. Ciao a tutti, sono Gabriele Sirtori, in arte e per gli amici Gasi Automobili. Questa è la nostra sede e adesso vi presentiamo alcune delle nostre offerte. Volkswagen Golf, dicembre 2008, Euro 4 col filtro antiparticolato, cambio DSG 7 marce, volano e frizioni nuove eseguite da noi, ottime condizioni, un anno di garanzia a 5.900 euro. Vieni a trovarci, diventeremo amici. Parola di Gasi. Solo da Motostar, concessionaria Honda Milano da 41 anni, trovi queste offerte. Vai Simone! CB500F, modello 2018, nuova ancora da immatricolare. Ragazzi, 5.190 più immatricolazione. Motostar ti aspetta negli showroom di Milano, in via Caterina da Forlì 24 o in viale Certosa 282. Renault anticipa gli incentivi statali. Con EcoBonus Renault hai fino a 6.000 euro di vantaggi su Renault Captur. Messa è a Monza in via Boccioni 2, a Vimercate in via Trezzo 480. Ed eccoci in questa puntata di San Valentino, che è di colore rossa,
Il rosso l'abbiamo visto oggi in diverse situazioni. Volevamo appunto comunicare ai cittadini questa situazione qui del Corvetto con migliori rappresentanti del territorio che in questo momento si stanno adoperando per queste situazioni, e anche per ricordarvi che tra qualche settimana ci sarà questa marcia dei migranti. E già da oggi sono partite le segnalazioni appunto dei gruppi più facinorosi della sinistra che parteciperanno a questo evento. A quanto pare vogliono andare a dimostrare sotto il CIE. Speriamo non succeda come a Torino, dove hanno messo a fuoco una parte, sì, e una parte anche del carcere. Volevo far vedere delle immagini appunto di quelle scritte, se la regia ce le può agevolare. Ho preso in castagna. Okay. Ecco, direi che tutto quello che vediamo fuori appunto da queste proprietà che adesso sono sorvegliate, dall'altra parte invece troviamo questa situazione. E vi anticipo una cosa, vedete, muro pulito, popolo muto. Questo signore è arrivato lì dopo che diversi personaggi che occupano uno spazio pubblico, quindi di proprietà ALER, agevolati dei centri sociali, e questo ve lo dico perché abbiamo riscontrato e abbiamo trovato prove oggettive di questo, ve le mostreremo settimana prossima, siamo addirittura alla vedetta e alla staffetta Moralino che controlla la zona, se arriva la polizia, gli ispettori dell'ALER o comunque chiunque non sia del loro clan, del loro gruppo. Una situazione vergognosa che veramente ho trovato in poche zone di Milano. Ti faccio una domanda, Francesco, ma so che il municipio con la polizia locale non è il comando, ma in quella zona, secondo te, come era stato fatto un po' di tempo fa, un presidio fisso della polizia locale finché non si sistema tutto quanto, non si potrebbe avere? Il presidio fisso della polizia locale c'è in Piazzale Gabriele Rosa, però durante il giorno, dalle 8 alle 18. Terminato il turno, la polizia locale rientra in via Oglio e poi in Piazzale Ferrara diventa comunque terra di nessuno. C'è anche da considerare che oltre Piazzale Ferrara abbiamo Piazzale Gabriele Rosa, dove con la mia commissione, la commissione sicurezza e verde municipio 4, da tempo ormai segnaliamo la situazione di fronte ai mini market presenti in questo piazzale, che sono fonte di degrado e illegalità, poiché, io lo dico perché questa è la situazione, di fronte a questi mini market spacciano. Per cui oltre a Piazzale Ferrara occorre anche andare a verificare, presidiare Piazzale Gabriele Rosa, e soprattutto nell'orario serale notturno, perché un servizio così veramente serve a poco. Anche perché diciamo che nel diurno, essendo che ci sono molte persone, la situazione non è così drammatica e violenta come capita appunto al calare della luce del sole d'inverno alle 6 di sera. E la situazione dei mini market, ecco, torniamo a questo discorso qui. Abbiamo sentito in queste settimane che ci sono macellerie islamiche dove ci si può presentare, dargli dei soldi, qualsiasi somma, è stato fatto un esperimento sui 20.000 euro, e loro, senza nessuna generalità della persona che arriva lì a dargli questi soldi, li trasferiscono nei loro paesi. Questa situazione qui capita in tutta Milano, anche in zona 7. Ci sono dei posti che sono anche abbastanza noti, delle macellerie anche abbastanza note, con delle insegne che non hanno un carattere di italiano. E anche a fianco a queste situazioni ci sono sempre delle case popolari con delle situazioni simili, perché attenzione, in tutti i quartieri succede la stessa cosa. Sì, Milano è rovinata su tutti e 8/9 quartieri di Milano. Ho detto 8/9 perché forse la zona 1 è quella un po' più tutelata, e anzi adesso rimetteranno a nuovo un'altra volta Piazza Duomo, quindi altri soldi spesi in una piazza che già attualmente è bella, vivibile e accettata, potrebbero girare questi soldi da spendere in Piazza Duomo, nelle periferie, magari migliorare un attimino. Anche penso che il consigliere, se le dessero una somma di soldi da spendere, saprebbe dove investirli, presumo. Sì, sì, noi appunto colgo l'occasione per il budget del verde. I municipi hanno un budget, però un budget molto limitato. Abbiamo ampie zone, perché comunque il municipio 4 ha veramente tantissime aree verdi, tantissimi parchi che richiedono migliorie o anche comunque l'installazione di nuovi manufatti. Mi viene in mente
Noi 2 anni fa, per coinvolgere le associazioni al Parco Alessandrini, che è un altro parco degradato, abbiamo come municipio portato avanti il discorso di Mobility Dog, cioè con il budget del municipio, una piccola somma, abbiamo installato questi giochi per cani. La disciplina si chiama Mobility Dog. Questo serve sempre per coinvolgere le associazioni e far rivivere il parco in modo sano con i cittadini. Quindi i municipi hanno bisogno di soldi e appunto il budget del verde è una, insomma, una dimostrazione. Quindi tu come politico, se potessi fare una proposta a tutti i cittadini, proporresti appunto il fatto che ci sia un budget improprio dei municipi per mettere a posto il territorio? Sì, 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 già qualcosina, ripeto, c'è col verde, ma le risorse sono veramente limitate, perché diverse zone di Milano hanno appunto molti parchi, molto verde. Oltre al municipio 4 abbiamo il municipio 7 con il Parco delle Cave, sì, Parco di Trenno, per cui è necessario avere queste risorse gestite direttamente dai municipi, perché i municipi, insomma, ci mettono la faccia, sono a stretto contatto con il cittadino sul territorio. Io credo che le potenzialità del municipio siano immense e tutto è bloccato comunque da questo centralismo del Comune di Milano, che distribuisce non si sa su quale parametro i fondi, e il Comune secondo me dovrebbe invece coordinare, se c'è un lavoro che magari richiede l'intervento su più zone di coordinamento, ma per il resto diciamo che i municipi hanno tutto lo staff sia tecnico che politico per poter esprimere, insomma, quello che i cittadini gli chiedono. Aurelio, ti volevo fare una domanda, mi sa che ti colgo un castagno, però non lo so. Via Avviati, tu sai che c'è in corso un piano di ristrutturazione e di riqualificazione? Via Avviati San Siro, Case Popolari, Quadrilatero? Dai. Sì, lì c'è tutto un piano di riqualificazione della zona, tra l'altro c'è da riqualificare anche lo stadio di San Siro. Sentivo l'altra volta l'assessore allo sport che ne parlava con l'intervento di entrambe le squadre. Questa è una cosa positiva. Bello. Assolutamente, ci mancherebbe altro. San Siro è un fiore all'occhiello della nostra splendida Milano. E la riqualifica delle case popolari, indifferentemente se adesso stiamo parlando della zona di San Siro o se parliamo di altre zone. No, guarda, scusami se ti interrompo, ti dico perché mi è arrivata questa notizia che su Via Abbiati c'è una social street che è stato accettato un finanziamento, che ha pensato bene che in Via Abbiati ci siano bisogno di nuovi giochi in cemento per far giocare i bambini, strisce colorate. Saranno altri soldi per questa amministrazione comunale ben spesi. Io da cittadino francamente impegnerei questi soldi in altra maniera. Ci troviamo Piazza Selinunte, che è a 20 metri da Via Abbiati, che invece rimane il centro migliore, uno dei centri migliori di Milano per l'acquisto di tutte le sostanze stupefacenti. Esatto. Però mi raccomando, perché per la giunta l'importante sono i manufatti colorati, le musichette, perché quelle, quando si fanno le foto, non c'è nessuno, si fa far bella figura a Milano. Vorrei chiudere una cosa con lui per la zona 4. Allora, noi oggi siamo stati anche da un'altra parte, anticipavo, oltre che dalla parte che abbiamo visto sanata. La responsabilità di Haller su situazioni così grosse come quella che abbiamo visto oggi dal 2014 al 2019? Haller deve ovviamente intervenire di più, perché le occupazioni abusive c'erano state e ci sono tuttora. Quindi Haller che cosa deve fare? Deve battere i pugni in prefettura, in questura, a Palazzo Marino, per chiedere veramente una mano, procedere con un piano di sgomberi. Noi vedremo, lo anticipo io, vedremo. No, non diamogli troppo vantaggio, perché poi c'è qualcuno della giunta che magari va a pennellare fuori e diventa una proprietà bellissima. Noi vogliamo farvi vedere veramente quello che c'è da più di 5 anni. No, la domanda che ti faccio è, si stanno propagandando adesso queste maxi operazioni anche da parte di Haller in determinati quartieri, ma invece il Mazzini? Il Mazzini aveva un contratto, un contratto di quartiere di 15 anni fa. Oltre al Mazzini c'era anche il quartiere Gratosolio, il quartiere Molise Calverate e il San Siro. Parecchi lavori sono a metà, come è il caso dello studentato. Quindi dove sono finite queste risorse? Perché è rimasta così la situazione? Perché ancora oggi parecchi alloggi sono sfitti? Ecco,
Questi sono veramente i problemi, anche perché l'alloggio sfitto è ovvio, è naturale che attira l'abusivo, per cui bisogna intervenire di più, veramente Ale comunque deve battere i pugni in questura, in prefettura, in comune, perché è forse ovvio, c'è da rivedere anche, scusami, le assegnazioni, accelerare sulle assegnazioni magari. Perché non vedo, allora per esempio vi anticipo, dei negozi molto grandi, per esempio in Gabriel Rosa era stato occupato la salumeria, come si chiamava? Sì, la... l'ex Casaro, ecco. Macelleria, salumeria, anche da, anarcoidi, chiamiamoli così. Ecco, quella situazione c'è anche da altre parti, tipo in Piazza Ferrara, fatta con diverse altre persone sgomberate da un altro palazzo che... sono terminati i lavori in quel palazzo in via Ravenna? In quel palazzo i lavori fortunatamente procedono, però appunto l'occupazione di via Comacchio 4, gli occupanti sono spostati di 100 metri e ora sono all'ex mobilificio. Quel mobilificio lì si presterebbe a una palestra, per esempio, con le associazioni nei nostri quartieri ne abbiamo, perché comunque... di fronte al degrado i cittadini comunque si organizzano, ci sono diverse associazioni sportive, ASD, quindi associazioni sportive dilettantistiche, che hanno bisogno di spazi, cioè proprio li chiedono gli spazi, sì, perché sì. Non assegnare questi spazi vuoti da anni, da oltre 10 anni, a queste associazioni che fanno attività sana nei quartieri? E devo fare l'avvocato del diavolo, perché io qui tendenzialmente leggo quello che mi scrivono i cittadini, mi dicono ma Regione Lombardia è in mano da oltre 20 anni a una parte politica. Aler ha cambiato diversi presidenti, ma sappiamo benissimo che c'è una certa parte politica. Tu sei in consiglio con una maggioranza politica che diciamo esprime anche l'Aler, la Regione Lombardia, ma è possibile che non ascoltano neanche voi su queste cose? No, allora, devo dire che rispetto a 2 anni fa, 2 o 3 anni fa, comunque i lavori sono un attimino accelerati, vedo più presenza dell'ente nei quartieri. È ovvio che bisogna fare di più, perché è sicuro che l'attuale dirigenza ha ereditato una situazione disastrosa, quello è certo, i quartieri sono tantissimi. Però te la dico già io, se no te la dicono quelli della tua opposizione, chi c'era prima erano sempre legati alla stessa cordata. Il fatto è che bisogna comunque considerare che Ale stesso non fa ordine pubblico, non gestisce l'ordine pubblico. Non è solo Ale che comunque deve intervenire, lì appunto, ci sono le forze dell'ordine con la prefettura e la questura e il comune di Milano, perché dal momento noi sappiamo che quando sgomberano un alloggio o un palazzo o in questo caso un ampio locale, c'è bisogno degli assistenti sociali, c'è bisogno di tutta quella parte che viene mandata dal comune, bisogna coordinarsi e in questo caso veramente Ale deve... fare di più, battere i pugni proprio, deve essere più determinato. Ti devo dire, come mi dicono molti comitati, tra cui il nostro, quello mio e quello di Aurelio, quello di Daniele, eccetera, non bisogna permettergli di rimanere in nessuna occasione. Perché il permettere il radicarsi di qualcuno infiltrato dal racket o comunque che ha accettato l'illegalità vuol dire mettere una mela marcia all'interno di una situazione che magari può essere positiva. Se queste persone viene valutate che hanno bisogno di qualsiasi cosa, vanno comunque portate via dal luogo che hanno aggredito e portate in una struttura di riserva che le possa tenere e far stare bene. Ma il fattore di lasciare spesso queste persone all'interno è come dare un input, che c'è un buco legislativo dove loro si possono infilare, ed è questo che succede da anni. Sì, anche perché gli abusivi, da quello che vediamo in tutti i quartieri, gran parte degli abusivi non sono stinchi di santo, cioè no, e sono organizzati, portano illegalità, portano degrado. È il caso anche di Piazza Insubria. In Piazza Insubria, al civico 3, abbiamo un civico gran parte occupato abusivamente da nomadi d'origine romena, e questo porta anche al degrado della piazza intera, perché queste persone utilizzano il giardino di Piazza Insubria come cortile, quindi fanno riunioni d'estate, si portano anche la griglia. Feste, quindi, festini. Scusami Francesco, scusami Aurelio, vi interrompo, dobbiamo mandare la pubblicità, torniamo subito. Veloce.
Quando le emozioni si fondono con la passione, nascono grandi progetti. Fassina da oltre 20 anni è il punto di riferimento nel settore delle automobili, con ben 15 marchi di auto nuove, officine e magazzini di cambi moderni ed efficienti, la più ampia disponibilità di vetture aziendali, chilometri zero e usate. Ciao Tony, yeah! Arriva con una macchina! Tony Fassina, grandi emozioni per grandi clienti. Benvenuti da Pianeta Casa, dove arredare è tutto un altro mondo. Da noi troverete una grande scelta di mobili di qualità. Cucine, divani, camere, camerette, salotti e bagni. Tutto per arredare la vostra casa da sogno. Grande attenzione nella progettazione e nel rilievo misure. Il nostro servizio accurato per la consegna e il montaggio effettuato da professionisti. La grande qualità Pianeta Casa è anche nel prezzo sempre sbalorditivo, con pagamenti rateali e personalizzati. Realizza il tuo sogno, oggi puoi, con Pianeta Casa, e arreda il tuo spazio senza sorprese. Ci trovate a San Giuliano Milanese, uscita tangenziale Est. Telefono 02 98 28 09 28 e sul web pianetacasasrl.it. Benvenuti in questo nuovo punto vendita Mondoflex. Siamo nel negozio di Monza. Vogliamo iniziare bene questo nuovo anno con i saldi invernali 2019. Entrate nei nostri negozi, seguite il bollino rosso, sicuramente troverete l'affare che state cercando. Reti e materassi di nostra produzione scontati del 30, 40, 50% e tantissimi articoli di fine serie o da campionatura con un ulteriore sconto del 20%. Ma non solo, divani letto certificati dall'Istituto Italiano di qualità scontati del 20%, poltrone con meccanica italiana certificata detraibili dalla spesa sanitaria scontate del 30%. I saldi Mondoflex sono anche piumini d'oca leggeri, traspiranti, anallergici scontati del 20%. Seguite il bollino rosso, i saldi Mondoflex vi aspettano. Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di 20 anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff. Siamo Dimensione Bagno. Da sempre realizziamo, ristrutturiamo e arrediamo ogni tipo di bagno, con la garanzia di un servizio completo e certificato. Sostituisci la tua vecchia vasca con un nuovo e più funzionale box doccia, usufruendo dei benefici fiscali. Questo è il momento. Dimensione Bagno ti offre un lavoro veloce, preciso e a prezzi convenienti. Per il bagno migliore che tu possa desiderare, scegli Dimensione Bagno, a Pessano con Bornago, sulla statale Gratemelzo e sul web dimensionebagno.it. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere. Ed eccoci tornati, cari amici. Il fuori onda veramente qualche volta ve lo manderemo, che è bellissimo. È come la trasmissione, a volte esce fuori anche qualche parola un po' più forte. Esatto. Stavamo parlando appunto della questione dei manifesti abusivi, che nella zona 4 i volantini abusivi molto spesso in varie occasioni vengono fuori con manifesti appunto di minacce alle autorità, alla polizia, all'ALER. E una domanda che ci facciamo sempre è questa: è possibile che se un commerciante mette fuori una sedia a mezz'ora, arriva il vigile e gli mette la multa e io, Tullio Trapasso, chiamo perché stanno facendo le scritte sui muri la polizia locale, potete andare a controllare se serve, perché quello che dico è oggettivo, tutto registrato, e mi dicono no, ci dispiace, guardi, c'è solo una pattuglia, gliela manderemo appena possibile. I signori sono arrivati con 3 biciclette, hanno fatto tutte le scritte possibili deturpando tutti i muri possibili, addirittura il manto stradale, hanno pitturato anche le strisce. Della polizia locale non si è fatto vivo nessuno. Un'altra signora che abita in un palazzo vicino, che mi ha visto telefonare, ha chiamato anche lei, stessa risposta. Allora c'è qualcosa che non funziona in questo comune di Milano, visto che solo la polizia locale, ecco, forse una cosa che non tutti sanno, per gli imbrattamenti, queste situazioni se ne occupano solo loro. Se tu chiami la polizia o i carabinieri ti dirottano alla polizia locale, e lì cosa si può fare? Lì, da quello che vediamo, c'è proprio la volontà a non agire da parte dell'attuale maggioranza del comune di Milano e dell'attuale assessorato alla sicurezza del comune di Milano. A me è capitato nel mio quartiere proprio di affrontare personalmente, perché vista la situazione,
affrontare personalmente persone che tentavano di imbrattare i muri. Con qualche, diciamo, parolaccia, ecco, che mi hanno girato. Ma erano artisti, come mi dice qualcuno, portavano vandali, cultura? Diciamo, non erano vandali, ecco. Questi erano vandali. E con la minaccia appunto di chiamare le forze dell'ordine si sono allontanati. Però non dobbiamo arrivare a questa situazione. Dal momento in cui un cittadino chiama, è ottimo, perché non è indifferente, perché ha comunque... ci tiene al proprio quartiere. Però Francesco, l'indifferenza nasce anche da queste situazioni. Quando io chiamo, sto affacciato magari al mio balcone, sto in strada perché mi chiedono in che via sono, quanti sono, eccetera, e poi per più di un'ora, un'ora e mezza non interviene nessuno, e questi vanno tranquillamente a imbrattare un'altra zona dove ci sarà magari qualche altra persona che chiama e avrà lo stesso trattamento, non è una maniera di perseguire questi comportamenti. Questo si chiama, non dico favoreggiamento, sì, sì, non è neanche la maniera di seguire la legge, di far rispettare la legalità. Queste cose non capitano solo di fronte ai vandali, ma anche quando l'estate, primavera-estate, abbiamo bivacchi piuttosto che feste abusive o grigliate nei nostri parchi. Stessa cosa quando si chiama la polizia locale, interviene molto dopo, se interviene, magari interviene anche il giorno dopo, che non serve è la stessa cosa anche quando ci sono le carovane di nomadi, che di cui ci può raccontare anche bene Aurelio Miranda, che sta seguendo per noi appunto un po' di carovane, che è una raccontaci cosa... qualcosa. Adesso fa freddo, abbiamo 0 gradi, 1 grado, come siamo messi a carovane per Milano? Adesso fa un po' più di freddo rispetto ai tempi passati, quindi diciamo che in alcune zone non li vediamo più. Li vediamo comunque in Piazza d'Armi, all'interno è una situazione devastante perché si sono fatti proprio una tendopoli abusiva. Il comune di Milano ovviamente ne ha conoscenza, perché personalmente ho inviato delle mail all'assessorato, ai vigili urbani, al sindaco Sala. Scusami, ti ha risposto qualcuno? E nelle prime mail mi hanno risposto che non era così, poi dopo non mi hanno proprio più risposto. Bene. E evidentemente si sono resi conto anche loro che in realtà è un problema che c'è veramente. Mi hanno chiamato ieri dalla zona di Cusago, città metropolitana, Beppe Sala, sempre tu. Esatto, per intenderci dietro il Beccaria. Okay. Dove solitamente si mettono una colonia di nomadi siciliani, ma pur sempre nomadi, e poi van via durante il periodo di freddo. Mi hanno chiamato ieri e mi hanno comunicato che invece stanno ritornando, quindi questo è un problema. Ricordiamo che non è un discorso di etnie, gruppi, no, eccetera. Assolutamente, assolutamente. Il discorso dei Rom è che hanno delle tradizioni rumorose, sporcano in giro, e diciamo che quando sono passati loro in varie zone, potrei dire anche Lambrate, c'è la nostra amica Roberta Borsa, che lei che è con Lambrate in forma, e altri cittadini della zona anche di Lambrate, sanno cosa vuol dire avere un campeggio di... Posso dirlo io, sono delle cavallette, dove si stanziano distruggono tutto quello che trovano. E questi sono soldi che se ne vanno, perché il parco che è dietro il Beccaria è un parco recentissimo, nuovo e tra l'altro bellissimo, con dei palazzi appena costruiti, bellissimi appartamenti, lo stanno devastando. Chissà come sono felici, insomma, chi acquista casa lì e poi non trova, insomma, la situazione che dovrebbe avere. Esatto. Parliamo esatto. Anche di qualcosa di positivo, appunto, come stavo... era il senso della puntata a partire. Raccontaci invece di quello che avete fatto voi quest'anno, che avete pitturato le facciate imbrattate sempre. Sì, lì è stata un'attività del comitato di quartiere, perché molti quartieri hanno comitati di cittadini attivi. Il quartiere Molise Calverate, quindi un po' più vicino al centro rispetto al Corvetto, rispetto a Rogoredo. E i residenti, stanchi veramente di vedere le proprie mura, le mura dei palazzi imbrattate, con il patrocinio del municipio hanno ripulito tutte le pareti, e parliamo di Viale Molise. Viale Molise, tra l'altro, i residenti che cosa hanno fatto? È capitato dopo la pulizia di aver trovato altre scritte. Cioè, dopo che subito, voi eravate passati sì, i residenti il giorno stesso si sono messi a ripulire. Per cui, ecco, questo è un ottimo esempio di cittadinanza attiva. Quello che dobbiamo veramente fare da cittadini, quindi non parlo come consiglio municipale. Però non ti arrabbi quando tu
hai pulito la tua facciata insieme agli altri cittadini, e poi torniamo al discorso di prima, qualcuno arriva in bratta, magari tu chiami e non arriva nessuno a sanzionare. Fa rabbia perché lì, sempre, perché lì è una, lì purtroppo in questo caso è, vige la legge della giungla, cioè vince il più forte. Quindi chi è il più forte? Chi imbratta o chi pulisce e ci tiene al degrado, a combattere il degrado e l'insicurezza? È ovvio che chi è la parte della ragione, quindi chi combatte il degrado e l'insicurezza, vince, però bisogna proprio insistere. Attenzione che l'assessore Scavuzzo ha detto che i comitati cittadini stanno prendendo troppe forze. L'ho letto, non condivido perché... Questi comitati cittadini, quelli che puliscono, prendono troppe forze. Se posso dirti la verità, di comitati cittadini ne conosco molto, voi mi seguite da parecchio, vi ringrazio, cioè... che facciano qualcosa di legale non li ho mai visti, non ho visto mai comitati cittadini vendere le borse di Louis Vuitton, i panini come è capitato nelle stazioni, o a peggio vendere droga o altre situazioni. Esatto. Fanno delle azioni magari un po' eclatanti, nel senso si ritrovano a ripulire i luoghi, per esempio, tipo io ho pulito, mi ricordo, degli scantinati di Palazzi M&M, questa cosa è M&M, poteva essere Aller, che non venivano puliti da anni, c'erano topi, scarafaggi, un problema per la salute pubblica ma anche economica, perché andare a fare un lavoro del genere costa. In questo caso il cittadino ha levato un costo nonostante paga le tasse. Sì, un costo alla collettività. O forse la Scavuzzo parlava dei suoi comitati, quelli che sono vicino a lei, appunto quelli dalle scritte rosse, non lo so, forse anche parlava di quelli. Ricordiamo che i comitati di quartiere sono regolarmente iscritti al municipio. I comitati appunto di quartiere devono protocollare uno statuto, un atto costitutivo. Quindi è gente che veramente... ci tiene al proprio quartiere, ci mette la faccia, quindi il proprio nome e cognome è presente in questi documenti, quindi come può compiere azioni di illegalità? Per cui questi comitati ben vengano, anzi devono essere di più, perché come cittadini tutti dobbiamo riprenderci il territorio, dobbiamo riprendere a occupare in modo sano le aree verdi, i giardini, i parchi della nostra città, anche perché stando in casa, guardando dalla finestra l'evolversi della situazione, non va bene, non risolve il problema, perché le aree verdi vuote sono fonte di degrado, perché arrivano tutti questi balordi a compiere azioni illegali e di degrado. Le devastano, poi per rimetterle a posto ci vogliono più soldi. Che sono soldi anche perché ricordiamo che i soldi che vengono utilizzati non è che sono soldi di nessuno, sono soldi che vengono dalle nostre tasse, che fra l'altro non sono poche. No. Aurelio, chiudo con te parlando due minuti appunto della zona 7. Allora, abbiamo parlato della questione di questi personaggi che hanno occupato l'area verde di Piazza d'Armi, che avevamo visto quanti mesi fa in realtà? Era estate, 5-6 mesi fa, tutti, quando andammo a vedere anche in realtà sportive, la Visconti, si può dire tranquillamente, che tra l'altro è una di quelle associazioni che fa tutto a titolo gratuito e aiuta le persone economicamente meno agiate, perché non tutti possono permettersi. Quindi lanciamo un messaggio: se avete bisogno della Visconti potete rivolgervi a me o direttamente a lui. Per il calcio, spiega un po'. Sì, il presidente è una persona disponibilissima che si metterà a vostra disposizione, che ha un cuore enorme e aiuta ben volentieri chiunque ne abbia la necessità. Tra l'altro, purtroppo si trova come vicino a questa situazione qua. E tra l'altro si trova come vicino a questa situazione qua, e tra l'altro a spese proprie, io ne sono testimone perché ero presente, ha ben pensato di ripulire gran parte dell'immondizia lasciata nella zona. Adesso si trova in una situazione con macherbini, rom che hanno occupato all'interno. Non è una situazione felice per nessuno, né per lui né tantomeno per i bambini. Lì ce ne sono un po' di associazioni sportive, quindi ci sono parecchi bambini nella zona. E non è una bella situazione da vivere. Beh, Aurelio, allora anticipiamola questa cosa, visto che sappiamo che ci sono a fianco i bambini, una situazione, certo, quella di Piazza d'Armi, molto delicato, che abbiamo seguito diverse volte. Verremo presto a registrare, a fare un reportage appunto della situazione che si trova nell'area verde di Piazza d'Armi. Sì, se tu me lo permetti, mi farebbe molto piacere, ovviamente poi gli manderò anche una mail, però mi farebbe piacere se in occasione di questa visita in Piazza d'Armi potesse venire anche l'assessore Scavuzzo, perché magari a volte le cose non le vede, quindi non le può venire sapere. Venire durante il reportage o in trasmissione? Anche in trasmissione, se tu lo consenti. No,
io sono disponibile al confronto con tutti, non esatto, c'è un problema. Esatto. Perché alle volte, sai, io in buona fede penso, non lo vede, non lo può sapere, oppure non ha letto le mail che gli sono state inviate. Può capitare. Va bene, mi piace la fiducia di Aurelio in certe situazioni, anch'io sono fiducioso, però io sono come San Tommaso, finché non vedo non credo. Stiamo per terminare anche questa puntata del 14 di febbraio insieme ad Aurelio Miranda, Voci di Periferia, che potete contattare anche per la Visconti, vi ha già detto. Saluto anche Francesco Rocca, che oggi abbiamo fatto lavorare tantissimo, più ancora di quello che fa di solito, e che rivedrete presto sugli schermi di La 6. Se vuoi salutare di nuovo, hai qualche grazie appuntamento che vuoi? No, appuntamenti, ora stiamo pianificando con il municipio le attività nei quartieri per la primavera e per l'estate, per cui è una fase di pianificazione dei lavori. Poi come commissione sicurezza noi ci troviamo due volte al mese, due mercoledì sera a partire dalle 18.30 in via Oglio 18. Comunque ho la mia pagina Facebook disponibile, per cui contattatelo, come vedete c'è sempre. Un saluto a tutti, ci vediamo settimana prossima e seguiteci. Esiste una sola Volvo per tutte le passioni. No, per questo abbiamo creato la gamma XC. Nuova gamma Volvo XC, progettata per te. Lo studio odontoiatrico Masci si trova a due passi da Piazza Duomo e da 30 anni si prende cura della salute dei propri pazienti, offrendo consulenze gratuite e preventivi senza sorprese per ogni tipo di intervento. Da noi troverete i migliori dentisti specializzati in implantologia, ortodonzia invisibile, protesi, sbiancamento, faccette estetiche, terapie laser e cura del sonno. Inoltre sarete affidati allo stesso medico per tutto il periodo di cura. Lo studio Masci è riconosciuto dai principali fondi di assistenza sanitaria e offre pagamenti dilazionati senza interessi. Sono il dottor Masci. Se hai un problema ai denti, chiama subito il numero in sovraimpressione per una consulenza immediata. Libera la tua desmo emozione da Ducati Monza, Monster, Diavel, Hypermotard Multistrada, Street Fighter, Panigale e la nuova nata di casa Ducati, la mitica Scrambler in tutte le sue versioni e personalizzazioni. Da Ducati Monza trovi anche una vasta gamma di accessori e abbigliamento e finanziamenti personalizzati. Per la manutenzione affidati allo staff di Ducati Monza, il miglior modo per prendersi cura della tua compagna di avventure. Libera la tua voglia di due ruote. Scegli Ducati da Ducati Monza. Mi trovo da Windows Group, una grande realtà italiana che produce in maniera artigianale serramenti e cassonetti in PVC in una vastissima gamma di modelli e colori, dai più economici ai più performanti, che garantiscono una perfetta insonorizzazione e un grande risparmio energetico. Windows Group produce in modo artigianale serramenti e cassonetti in PVC della migliore qualità. Windows Group, qualità al miglior prezzo. Contattaci allo 02 39 10 43 61. Il Fruttarolo vi aspetta con un vasto assortimento di prodotti per intolleranze alimentari di ogni tipo. Da anni, orientati all'alimentazione in base ai gruppi sanguigni, offriamo farine e pasta di legumi, olio di vinacciolo, caffè di cicoria, quinoa, amaranto, grano saraceno, miglio, ma anche prodotti di pasticceria senza frumento, senza latte e un ottimo pane 100% quinoa. Vieni a trovarci a Pianengo, Cremona, in via Roma 13. Visita il nostro negozio online.